fa finta di niente, è diventato sordo muto. Io, tu, lui, noi, voi, come carcasse nel deserto, aspettiamo gli avvoltoi. Guardiamo specchi, vediamo spettri, ci ritroviamo a fare a pugni con l'ombra di noi stessi. E poi di colpo arrivano quei momenti in cui la vita si costringe ad andare avanti a tutti i costi, aggrappandoci ai corpi con le unghie e con i denti. La paura di morire è la scusa di chi non sa vivere. Nella lotta contro se stessi, il fine giustifica i mezzi. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. La terra. Tutti quei capelli, dai! Accottonatevi i capelli, riempitevi di borchie! Erano tutti insieme! Grandi, linea 77, grandissimi! Non so come sdebitarmi, ci con loro! Perché sono, secondo me, sono i migliori. Poi, cioè, siamo a Torino, quindi loro qua e là. Come disse Paolo Rigotto in quella vecchia puntata, non tutti gli ori luccicano. Esattamente, esattamente. Tipo che il Chigori non luccicano. Assolutamente. Comunque notiamo che stanno aprendo un casino di posti dove compro oro, lo compro io te lo compro di più, oro, rubo oro. Come mai? Secondo te, Bob, c'è questa... Effetto della crisi, la gente si vende l'oro che ha per riuscire a campare. Però il problema è che non sempre... queste trattative come sono limpide, a volte le bilance non tutte sono, pesano in maniera corretta. C'è sempre un nuovo business anche. E poi come diceva, come diceva quel bel bellissimo film che era Shining, Shining, quello con Shining, no, il mattino ha l'oro in bocca. Ma allora chi? È loro, no? Ah, ma no! Il mattino ha loro! La loro, la pianta! La loro! Ah, la loro! Avevo capito l'oro! Si possono anche infatti chiamare il minerale, l'oro, quelli lì. Si possono infatti anche chiamare sgobbo oro. Benvenuti, se siete tutti collegati sulla clinica, e questo era Billy Kramer. Allora siamo breve, noi eliminiamo, strappiamo il contatto in faccia. No, ma Billy non può essere eliminato, perché Billy è il nostro luminare, è quello che fa i miracoli, non possiamo. E chi ci si sposta stessa più poi dopo? Ah, scusa Billy, scusa, io ti voglio un gran bene. Ruffiano! Allora siamo ai saluti, anche questa puntata sta per terminare. Ciao, grazie! Noi vi vogliamo bene. E poi io non ne ho neanche contratto, scusate. Buonasera. Infatti qua dispiace per Bob, ma siamo tutti in nero. Sì, ma la gente non ce l'ha con gli extracomunitari, sei tranquillo. Ah no, Bob non è razzista. No. Ma per niente? Per niente. Che cazzo sei venuto a fare qua? A cercare moglie! Alla clinica, c'è tutti uomini. Ma io pensavo che un palumpa fosse donna. Ecco. Adesso scopriamo gli altarini. Perché hai sentito che la moglie chiama un pampini? Ma no, perché sotto la scrivania, sai che un palumpa sotto la scrivania, è per quello che Bob c'ha questo. Ecco perché si è sempre seduto lì anche. Adesso ho capito. Allora, grazie a tutti, siete stati meravigliosi. Prego. Vi vogliamo ciao bene. Ragazzi, ciao ragazzi. Un saluto in particolare da Paolo Rigotto. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Un saluto particolarmente Billy Kramer. Buonasera, more empathy for everybody. Thank you very much, Billy. E non per ultimo, ma e per il primo. Buonasera. Oh, mi raccomando, non cambiate canali. Anche perché adesso parte la sigla finale. Ve la ricordate la sigla finale? È fantastica, è la nostra nuova sigla. Allora, a martedì prossimo, mi raccomando, non strappatevi i capelli. La musica. No, non è quella, è cambiata.
E grazie di tutto, seguiteci volentierosamente a martedì prossimo. Grandi e non mi permettete, io mi chiedo chi pezzo me lo fa fare, 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 chi pezzo me lo fa fare. Ok, allora tutti al concerto dei gotici della morte. Io mi chiedo chi pezzo me